di aver consacrato il mio primo maggio a una terra come la Sicilia, affamata di lavoro, con un governo che invece spende 100.000 euro al giorno per un centro commerciale di carne umana folle e da chiudere, come il centro immigrati di Mineo, dove c'è commercio abusivo a cielo aperto, dove si impegnano ogni giorno 150 poliziotti e carabinieri, e dove su 1.300 ospiti i siriani sono 14 e gli iracheni sono 7. Quindi spero che venga chiuso e spero che il voto di scambio e le assunzioni di favore che ci sono dietro trovino dei responsabili. A proposito di Hong e migranti, mentre lei ha parlato di un dossier degli 007 italiani, cosa hanno scoperto da 5G? Non faccio lo 007, io ho chiesto al Premier Gentiloni, che ha la responsabilità di difendere questo paese e di controllare i servizi segreti, se esistono dei dossier che certificano rapporti fra scafisti e alcune associazioni. A me risulta che esistano questi rapporti, c'è un silenzio assordante da giorni. Se Gentiloni continua a tacere, chiederemo le sue dimissioni in Parlamento, perché stiamo parlando di sicurezza nazionale e di migliaia di persone che stanno sbarcando. Ha avuto informazioni dal Copasir? Non ho parlato direttamente con nessuno, ho avuto informazioni da fonti attendibili che mi dicono che questo scambio sulla pelle di questi esseri umani a vantaggio di scafisti senza scrupoli sono 5 miliardi di euro. Tratta di esseri umani che portano nelle tasche della malavita, questo scambio c'è. C'era ieri, c'è oggi, ci sarà domani. Chi parte sa dove portare questa gente, dopo quante miglia vengono raccolti, torna indietro e fa un altro carico agli esseri umani. Il procuratore ha comunque fatto una differenza, non ha parlato di tutte le rive. No, non tutte. C'è qualcuno che fa volontariato vero, c'è qualcun altro che fa scafismo istituzionale nel silenzio, con la complicità dell'Italia e dell'Europa. Questo qualcuno deve finire in galera, perché, ripeto, è in corso una sostituzione etnica. Qualcuno pensa di sostituire gli italiani con lavoratori sottopagati che arrivano dal resto del mondo, e io non lo permetto. Le pensa che le ONG possono essere finanziate da capisci? Sì. Se alcune ONG non dichiarano le loro fonti di finanziamento, visto che si parla di milioni di euro di spesa all'anno, vuol dire che qualcosa non torna. Dichiarassero tutti i finanziatori euro per euro e poi ne riparliamo. Se dietro a qualcuno ci fosse gente come George Soros, lo metterei fuori legge e sequestrerei le imbarcazioni dopo 5 minuti. Addirittura anche che sono passate in giornata da 50.000 euro. Viva Zucchero, speriamo che domani non lo imbavaglino ma lo lasciano libero di lavorare. Se qualcuno pensa di fermare il procuratore di Catania, dovrà passare sul mio corpo e su quello di milioni di italiani. Segretario, lei ha fatto amicizie con qualcuno al centro? Con gli operatori sì, che mi hanno detto: Salvini, lei ha ragione, io però ho tre figli, il mio obiettivo non è portar via lavoro a queste persone, ma è trovati un lavoro migliore, più dignitoso, che non abbia a che fare col mercato di esseri umani. Quindi li capisco, però penso che la Sicilia e l'Italia possano crescere e lavorare anche senza sfruttare l'immigrazione clandestina. E hanno offerto scarpe di marca a poco prezzo? Sì, sì, ho documentato tutto su Facebook. Vendono stereo, telefonini, televisioni a schermo piatto, scarpe nuove, vestiti nuovi, ancora con le etichette, con i prezzi, non so da dove arrivino, biciclette. Provate a capire un po' voi, provate a chiedere ai commercianti di tutta la zona da dove arriva la roba. Grazie.